tutti, oggi sono qua per rispondere alle domande di un tag che ho trovato molto interessante. Voi sapete che in genere non faccio book tag, molto raramente, perché faccio fatica a trovarli interessanti. È qualcosa che io in primis non guardo e quindi non ripropongo qua sul canale, a meno che non si parli di qualcosa per me interessante da cui ne possa uscire una vera e propria discussione o comunque qualcosa su cui poterci confrontare. E come vi dicevo, questo book tag, ovvero BookTube Real Talk, mi sembrava molto interessante. L'ho visto sul canale di Books with Emily Fox, se non sbaglio, ma è stato creato da un'altra ragazza, ovvero Books with Alissa, poi vi lascerò il suo video qua sotto in descrizione assieme a tutte le domande del tag. Prima domanda: c'è qualcosa che nessuno ti ha detto su BookTube prima che aprissi il canale? Bene o male tutto, perché io non sapevo dell'esistenza di BookTube prima di aprire il canale, perché come sapete non mi dedico esclusivamente a libri e fumetti qua su Civis The Way, ma anche di altre cose parlo. Quindi quando ho aperto il canale, sinceramente non pensavo che ci fosse una community dedicata esclusivamente appunto ai libri, non sapevo nemmeno che avesse un nome, quindi diciamo che prima di aprire il canale ero totalmente all'oscuro di ogni cosa. Seconda domanda: cosa ne pensi dei tipici video di BookTube, ovvero wrap up, TBR, haul? Penso che siano dei video utili soprattutto per iniziare, se qualcuno magari vuole aprire un canale o aprire ad esempio un book blog, sono utili queste categorie perché ti danno in un certo senso un punto d'inizio, no? Sono quelle cose tipiche da cui puoi iniziare per poi sviluppare meglio i contenuti del tuo canale o del tuo blog. Per quanto riguarda ad esempio i wrap up, devo ammettere che nell'ultimo anno non li sto guardando più di tanto dagli altri booktuber o bookblogger, perché in generale faccio fatica a rivedermi, diciamo, nelle letture delle altre persone, a trovare qualcosa che magari catturi veramente la mia attenzione, la mia curiosità. Come dicevo, secondo me sono un ottimo punto di inizio, ma sono un po' rischiosi, nel senso che tendono ad omologare la community proponendo soltanto contenuti classici, tipici di questo genere, diciamo, si rischia di avere comunque gli stessi contenuti da parte di tutti i book blogger e sinceramente può annoiare, quindi magari è un ottimo punto di inizio, ma si potrebbe cercare di personalizzarlo, di proporlo sul proprio canale, sul proprio blog in maniera un po' più creativa o comunque personale, renderlo proprio vostro, il che non significa dargli il nome del vostro canale, perché semplicemente perché chiamate una cosa che usano tutti con il vostro nome, quella non la rende speciale o unica. Ci vuole proprio la vostra impronta, secondo me, che può benissimo trasparire anche soltanto dal modo in cui parlate di libri o fumetti. Però questa è ovviamente la mia opinione, insomma, parlo principalmente da spettatrice, quello che mi aspetto e vorrei vedere nei canali che seguo, ovvero distinzione, personalità, perché altrimenti ne seguo uno e tutti gli altri sono uguali. No? Per quanto riguarda le TBR, non ne faccio personalmente perché tanto non le rispetto mai. Sapete che vado molto a sentimento con le letture, non mi piace impormi dei libri da leggere, anche se nell'ultimo anno e mezzo ho partecipato un paio di volte a delle readathon, alle readalong, e ho scoperto, diciamo, un lato della lettura che prima consideravo appunto un obbligo oppure una scelta troppo rigida, troppo stretta per il mio stile di lettura, per i miei gusti. In realtà mi sono divertita tanto, e anche se in quei casi mi sono data dei titoli da leggere, non mi è pesato poi così tanto perché l'esperienza in sé è stata molto divertente. Però ecco, durante l'anno, a meno che non ci siano eventi particolari, non mi pongo delle TBR. Per quanto riguarda invece, infine, gli acquisti, ad esempio gli haul, tendo a vederli abbastanza spesso perché sono sempre in cerca di titoli un po' diversi, anche se devo ammettere che nell'ultimo anno e mezzo sono molti pochi i video di BookTube che guardo, perché vedo girare bene o male sempre gli stessi libri, sempre gli stessi fumetti, ne sento parlare sempre allo stesso modo e
mi stanca come cosa. Faccio sempre più fatica a trovare dei titoli magari un po' più particolari, un po' più di nicchia, su YouTube almeno. Su Instagram spesso riesco in questa impresa, anche se lì, quando poi vedo girare nelle foto, nelle storie, lo stesso libro, mi sale un'angoscia, una repulsione verso quello che vedo, che non so, non so se capita anche voi quando vedete e sentite parlare troppo di qualche cosa, da una parte magari vi gasate, dite oh non vedo l'ora di leggerlo, ma poi quando si supera il limite lo vedete ogni singolo giorno, in ogni foto, in ogni storia, sentirne parlare continuamente, mi viene un po' l'avversione verso quel titolo. Però vabbè, andiamo avanti. Qual era la tua opinione su BookTube prima di entrare a farne parte? E si è rivelata corretta o meno? Come vi dicevo, io ho scoperto di questa community quando già ormai parlavo di libri e fumetti qua sul canale, perché ne parlavo assieme ad altri contenuti come tutorial e insomma video di lifestyle, quindi l'ho scoperta nel momento in cui già stavo parlando di libri e fumetti. Prima però di dedicarmi seriamente ai contenuti su libri e fumetti, quindi iniziare a fare i wrap-up, iniziare a fare gli haul, insomma dare queste etichette ad alcuni tipi di video, vedevo i booktuber, soprattutto stranieri perché di italiani ne conoscevo pochi. Mi sembrava comunque una community abbastanza unita. Ma anche in questo caso vedevo girare sempre gli stessi titoli. Quindi che cosa succedeva? Che per, in un certo senso, sentirmi parte anche io di questo gruppo, di queste persone, di questa community, sono arrivata ad acquistare e leggere appunto. Gesù, intanto fa dei rumori molesti. Ti stai di nuovo per buttare nel baratro? Comunque stavo dicendo che per sentirmi in un qualche modo parte di questa community, perché spesso si parlava di titoli che non avevo mai sentito parlare, di cui non avevo mai sentito parlare, che non avevo mai visto in libreria, mi sentivo un tantino anche esclusa, quindi per sentirmi parte della community spesso mi sono avvicinata a dei titoli che in alcuni casi si sono rivelati dei libri meravigliosi che mi sono piaciuti e così via, in altri casi invece in titoli che non mi hanno lasciato assolutamente niente, però ero convinta abbastanza che fossero comunque dei libri must, diciamo, da leggere, da approfondire non per poterne parlare poi in un video, ma per sentirmi appunto parte della community. Non so se sono riuscita a spiegarmi bene. Inoltre, soprattutto all'inizio, non mi piaceva tantissimo l'etichetta di booktuber, perché io effettivamente non parlo esclusivamente di libri, non mi piace limitare i miei contenuti, e soprattutto all'inizio non mi sentivo nemmeno parte della community, proprio perché magari i miei gusti non incontravano sempre i gusti delle altre persone che vi facevano parte, e i contenuti che venivano proposti, ad esempio i book tag che vedete non propongo tantissimo sul mio canale perché non mi interessano, non sempre mi interessano, non mi sentivo quindi completamente una booktuber, perché non tutti i contenuti classici, tipici, di questi canali rispecchiavano comunque i miei gusti. E soprattutto sentivo che mi stava un po' stretta come definizione, perché non volevo parlare esclusivamente dei libri che avrei voluto leggere, o dei libri che ho comprato, o degli ultimi libri che ho letto. Volevo fare qualcosa in più e soprattutto non limitarmi ai libri, perché io da sempre ho iniziato qua sul canale parlando di manga, di fumetti, di libri anche, però il mio intento, soprattutto all'inizio, era quello di parlare di fumetti, perché c'erano pochissime, se non nessuna, ragazza a parlare di fumetti, e vi sto parlando comunque di 5-6 anni fa. Quindi questa supposizione si è rivelata vera o meno, si è rivelata falsa, nel senso che ci sono tante persone che parlano anche di libri diversi, o semplicemente non ne conoscevo perché magari non erano così popolari. Poi col passare del tempo sono nati nuovi canali, non soltanto stranieri ma anche italiani, secondo me molto validi, che seguo con piacere. Magari alcuni che ho iniziato a seguire con molto piacere e che adesso ho smesso di seguire perché i miei gusti sono cambiati.
È diverso quello che comunque cerco io adesso rispetto a quello che cercavo 5 anni fa nei video proposti dalla community, quindi penso che sia abbastanza naturale questo cambiamento. Cosa ti ha effettivamente aiutato a crescere il tuo canale, insomma il tuo pubblico? Non ho una risposta a questa domanda perché non lo so sinceramente, sono sempre stata molto impedita nel farmi pubblicità, nel cercare di vendermi, di pubblicizzarmi in qualche modo, perché mi imbarazza come cosa. Sono convinta che se qualcuno è magari veramente interessato ai miei video, li guarda senza bisogno di un promemoria, senza bisogno che io ricordi a qualcuno che è uscito un video, in questo video parlo di questo, eccetera, eccetera. Però aiuta sicuramente tanto a pubblicizzare il proprio canale sugli altri social, che sia Twitter, che sia Facebook, Instagram, il proprio blog. Aiuta sicuramente a spargere la voce che avete un canale, che avete proposto dei contenuti. Questo può portarvi quindi pubblico da altre piattaforme. La cosa che però sconsiglio di fare è di taggare continuamente le persone, di commentare i video di altre persone dicendo anche io ho fatto un video, anche io ho aperto un canale, anche io ho letto questo libro, ne parlo qui e incollate il link del vostro social. Questo non aiuta, non incuriosisce le persone ad andare effettivamente sul vostro canale a guardare veramente il vostro video. Ha senso invece commentare in maniera attiva i canali che vi piacciono, i contenuti di persone comunque che seguite, cercando un confronto. Questo può aiutarvi perché magari qualcuno trova interessante quello che avete da dire, trova interessante il vostro punto di vista, la vostra discussione, può rimanere incuriosito da qualche cosa e andare a sbirciare il vostro canale, per esempio. Una cosa che può aiutare soprattutto all'inizio sono le collaborazioni. Non, secondo me, mio modestissimo parere, quelle collaborazioni per cui due persone fanno lo stesso tag e si citano nel video e basta. Magari se conoscete un booktuber, un bookblogger della vostra zona, potete incontrarvi, fare un video assieme, cercare di creare appunto dei contenuti nuovi assieme. Non dico che sia sbagliato fare semplicemente un book tag in comune, trovo che sia una cosa vista e rivista e che non porta tante cose nuove, quindi magari si potrebbe cercare una soluzione un po' più originale. Quinta domanda: qual è l'errore più comune che fanno i nuovi booktuber o uno che hai fatto tu? Come dicevo all'inizio, cercare di omologarsi. Io capisco che soprattutto all'inizio si voglia far parte di un gruppo e ci si deve sentire parte appunto di questa community, quindi magari si finisce per leggere tutti gli stessi libri. Diciamo che non è un errore perché se sentite qualcuno parlare di un libro e vi incuriosisce, lo leggete, vi è piaciuto tanto, non c'è nulla di male, non è un errore amare gli stessi libri, parlare degli stessi libri. È a parer mio un errore farlo sempre nello stesso identico modo, limitarsi in un certo senso, non dare il proprio contributo alla community, perché ci sta a parlare degli stessi libri, degli stessi fumetti, però se non avete nulla di nuovo da aggiungere, a lungo andare diventa un po' limitante come cosa, a parer mio. Quindi magari un errore che vedo fare molto spesso dalle persone che iniziano aprendo un canale è proporre gli stessi identici contenuti di altre persone. Come dicevo, i wrap up, le TBR, gli haul possono aiutare ad iniziare, però sono un punto d'inizio. Cercate poi la vostra via, cercate dei contenuti che rispecchiano maggiormente i vostri gusti, il vostro modo di essere lettori, di leggere, cercate di proporre qualche cosa che vi distingua. Banalmente può anche essere semplicemente parlare di un genere letterario, di una tipologia di libri di cui non tutti parlano. Un errore che facevo io era appunto pensare che ci fossero dei paletti, dei limiti, che si potesse parlare di libri soltanto in un certo modo. Non ponetevi limiti, potete fare qualsiasi cosa, in casa, all'aperto, parlare di libri, fumetti, manga, di tutti i generi o soltanto, del vostro genere preferito. Fintanto che una cosa vi fa stare bene, vi diverte, vi entusiasma e soprattutto sentite di poter
riempire un buco che c'è nella community, allora secondo me vale la pena tentare. Sesta domanda: qual è la tua opinione riguardo alle sponsorizzazioni e a lavorare con le case editrici? Io non ho mai lavorato con le case editrici, nel senso che tutti i contenuti sul canale, ad esempio anche su Instagram o sul blog, non sono mai stati retribuiti. Quindi la mia esperienza si basa soltanto su collaborazioni del tipo: è uscito questo nuovo libro e fumetto, ti va di leggerlo in cambio di una collaborazione? O io che contatto una casa editrice, mi piacerebbe leggere questa uscita, potrei ricevere una copia in cambio di appunto una recensione o di un altro tipo di contenuto comunque sui miei canali. Come vi dicevo, io non ho mai effettivamente lavorato con una casa editrice, non ho mai sponsorizzato un libro, non ho mai ricevuto un compenso per i libri, i fumetti che ho recensito, che vi ho mostrato qua nei video, perché non mi è mai stato proposto. Nel momento in cui un domani qualcuno mi dovesse chiedere: guarda, esce questo fumetto, secondo me potrebbe piacerti, c'è questo progetto dietro, ti va di creare assieme un contenuto? Io sinceramente non ci vedrei nulla di male nel effettivamente lavorare a un progetto. Chiaramente deve essere qualche cosa in linea con i miei gusti, qualche cosa magari che mi piaccia seriamente. Non mi metterei mai a sponsorizzare un libro che innanzitutto non ho mai letto, o magari che non mi piace o è di un genere che non leggo praticamente mai. Deve innanzitutto rientrare nei miei gusti, deve essere qualcosa in cui credo, perché alla fine non penso abbia senso parlare di qualcosa anche se sono pagata, se tanto nemmeno io ci credo, cioè questa cosa comunque passa alla gente che mi segue. È controproducente e finisce anche per minare la fiducia che ha il mio pubblico, le persone che mi seguono in me. E per che cosa alla fine? Per qualche spicciolo, penso che non ne valga assolutamente la pena. Non penso che ci sia nulla di male quindi nel lavorare magari a dei progetti, ad essere pagati per andare ad esempio a degli eventi, per fare delle interviste, per tenere dei panel, eccetera, eccetera. A me, ripeto, non è mai capitato. Nella domanda si parla in maniera specifica comunque di lavorare, sponsorizzazioni, quindi non di collaborazioni non retribuite, però un paio di paroline le vorrei spendere su questo argomento, perché io comunque collaboro con diverse case editrici di libri e di fumetti, e negli anni ne ho visto un po' di ogni, dalla casa editrice che pretende il contenuto dopo 2 giorni che hai ricevuto magari il libro anche in formato digitale, che spendi comunque tempo ed energie in una vera e propria campagna pubblicitaria tutto gratuitamente giusto perché hai ricevuto il libro in omaggio, a quelli invece che cercano di selezionare i titoli da proporti, che non propongono gli stessi libri a tutti i book blogger, ma che cercano di proporti qualcosa che possa incontrare il tuo gusto personale. Io non sono esperta in pubblicità, non mi voglio sostituire a chi fa questo di lavoro, però dal mio punto di vista è controproducente mandare a tantissime persone lo stesso identico libro, perché se da una parte c'è maggiore probabilità che questo libro venga visto da un pubblico più ampio, c'è il rischio anche di ottenere l'effetto contrario, ovvero che le persone non saranno più così tanto incuriosite da quel titolo, ma ne avranno avversione, non ne potranno più di vederlo sempre, sempre bombardato ovunque. È quello che ad esempio capita a me, quindi io mi metto nei panni di una persona come me che vede questo libro, fumetto ovunque, ne sente parlare in ogni dove, poi gli passa la voglia di leggerlo, di incuriosirsi, di comprarlo, eccetera. Penso anche che prima di essere una booktuber o bookblogger, sono una persona che ama leggere, che ha sempre comprato libri e fumetti e che solo perché collabora con delle case editrici non ha smesso di acquistare. Se un titolo mi interessa così tanto, me lo vado ad acquistare in libreria. Se un fumetto è il seguito di uno che mi è piaciuto da morire, me lo vado a comprare in fumetteria. Non vado a richiedere il mondo ad una casa editrice. Anche perché se tutti facessimo in questo modo è ovvio che qualcuno prima o poi fallirebbe, no? Comunque, detto questo, penso che mandare così tante copie a qualsiasi persona possa essere dannoso anche in questo senso, perché magari una persona che vuole veramente leggere quel libro
se lo va a comprare, se vuole veramente continuare a seguire una serie a fumetti, va a spendere i suoi soldi in fumetteria, a sostenere la casa editrice, l'autore, gli autori in questo modo. È ovvio che è un mio pensiero ed è il modo in cui agisco io, ognuno poi è libero di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Però ecco, dal mio modestissimo punto di vista si potrebbe migliorare il tipo di collaborazione che si ha comunque con la casa editrice. E un'altra cosa, l'ultima giuro, che ci tengo a dire, che mi dispiace vedere magari a volte delle persone approfittarsi di queste collaborazioni, nel senso che spesso vengono richiesti dei veri e propri lavori senza dare una giusta retribuzione. Nel senso, se mi viene chiesto di pubblicare una foto del libro il giorno dell'uscita, di farne una recensione sul canale, di fargli rivedere il libro in questa data occasione, cioè è una serie di cose che devo fare in cambio di un libro. E molte persone pensano che sia un pagamento più che sufficiente, ma è promozione, pubblicità, è creare diversi contenuti e io personalmente lo vedo come un lavoro. Quindi nel momento in cui si tratta, che so, di accennare ad un evento, ad un'iniziativa a cui magari io partecipo, che mi piace, non ci trovo nulla di male nel segnalare o far presente una cosa, ma nel momento in cui si tratta di dover sfornare una serie di contenuti, fare vera e propria pubblicità, promozione ad un titolo, ecco lì un pochettino magari mi dispiace vedere che tante persone accettano di farlo gratuitamente, perché vuol dire che nessuno verrà mai pagato, cioè ci sono persone comunque addette a questi tipi di attività che non verranno mai effettivamente pagate o retribuite, perché tanto c'è chi fa un lavoro, chi se ne frega se non è nemmeno così tanto di qualità, però lo fa gratis e questo magari influenza un po' le scelte, no? E in generale penso che ognuno sia libero di fare quello che crede, nel modo in cui crede, non mi interessa, però ecco, mi dispiace vedere certe persone buttare e svalorizzarsi così tanto, svalorizzare il loro lavoro in cambio alla fine di un libro. Poi che per loro sia già una bellissima cosa ricevere un libro gratis, per carità, però mi dispiace che buttino via comunque il loro tempo e il loro lavoro in questo modo, perché alla fine non ci rimettono soltanto loro, ma ci rimettono comunque tutte le persone. Però vabbè, questa è la mia opinione. Settima e praticamente ultima domanda: pensi che BookTube stia morendo? No, penso anzi che ci siano tantissimi nuovi canali. Io adesso ne ho perso effettivamente il conto perché vedo che tantissime persone, magari che avevano in precedenza un blog o un account Instagram, iniziano ad aprire anche un canale su YouTube, a parlare di libri e fumetti anche qua. Quindi non penso che stia morendo, penso che si stia un po' forse saturando. Ci sono veramente tantissime, tantissime persone, quindi è più difficile emergere, è più difficile magari anche trovare la propria direzione, la propria via, spiccare in mezzo a tutte queste altre persone. Come vi dicevo, c'è un po' il rischio di appiattire la community, nel senso che parlando sempre nello stesso modo degli stessi libri, è un po' piatta la questione, però in realtà ci sono tanti nuovi canali anche che propongono dei contenuti diversi, che parlano in maniera diversa dei libri. Però penso che ci sia ancora un po' di strada da fare. E ovviamente includo anche me stessa. Non penso di essere superiore ad altre persone, per niente. L'ultima domanda in realtà chiede di taggare delle persone. Io ovviamente taggo tutte le persone che guarderanno questo video, che avranno voglia di riproporre il tag sui loro canali. In particolare vorrei taggare Arianna del canale Il Filo di Arianna e Erika di EriGibby. Ovviamente i loro canali li trovate qua sotto in descrizione e io attendo i loro video perché sono molto curiosa di sapere che cosa ne pensano loro al riguardo. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere ovviamente la vostra nei commenti se volete rispondere magari qua sotto invece che proponendo un video, insomma io vi leggo sempre molto volentieri e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!